Nessuna guerra fra allopatia ed omeopatia, ma visioni diverse della cura dell'uomo. Il seminario sugli approcci alla presa in cura delle persone, settimo incontro del corso di meditazione Scienza Umana Integrale, ha suscitato particolare interesse con decine di domande che sono state rivolte ai medici omeopati che hanno relazionato, come Antonio Vitiello. L'omeopatia non si interessa alle malattie, si interessa molto di più ai malati. Hahnemann, 200 anni fa, il padre dell'omeopatia, disse: non ci sono malattie, ma ci sono solo malati. La classificazione nosologica non tiene mai conto della soggettività del malato, per cui non è possibile curare il malato curandogli solamente la malattia, ma si deve fare il contrario, bisogna curare il malato per curare le sue malattie. Fra i relatori anche lo psiconutrizionista Carmelo Orsi. Stiamo portando avanti un'esperienza, oserei dire, meravigliosa, straordinaria. C'è una grande partecipazione, parliamo di 150 iscritti, soprattutto a maggioranza femminile, e questo fa piacere, e stiamo portando avanti proprio quella che è tutta la medicina alternativa. Oggi per esempio si è parlato di omeopatia, che non vuole essere alternativa del tutto alla medicina allopatica, perché ha il suo valore, ha la sua consistenza, ma c'è un'alternativa che si può chiamare omeopatia. Ma siamo passati dalla nutrizione, dalla floriterapia, dalla fitoterapia, per arrivare oggi appunto a trattare l'omeopatia. Far uscire le persone dal conflitto della paura, ha detto Giovanni Alvino, medico omeopata. E la meditazione energetica trascendentale assieme al rimedio omeopatico Similimum, di cui stasera abbiamo parlato, determina una grandissima sinergia con potenziamento per risolvere ogni patologia, anche le più importanti, anche le più gravi. Prima cosa, non avere mai paura, perché la vita ama la paura, il corpo sa quello che deve fare, dobbiamo solamente lasciarglielo fare.